Popolo del trading, buona vita a tutti e buone feste. Allora, io sono qui a studiare, il tempo almeno per oggi non è dei più belli. Volevo prendere la bicicletta per far muovere anche un po' quei nostri 30-40 litri di liquidi interstiziali, ma non mi è possibile. Allora, ho deciso di fare questo video perché sapete, mi piace fare video, mi rilassa e quindi lo faccio un attimino. Allora, questo video è diretto a tutte le persone interessate, ovviamente. Lo usiamo Eugenio la prossima settimana già in trading room, perché mi sembra veramente uno spreco non usare questo indicatore che si chiama CCS. Nel frattempo lancio un messaggio anche al creatore del CCS. Grazie, buon rientro in Italia, e se non ci sentiamo prima, anche buona ripartenza dall'Italia. Ci sentiremo poi quando sarai ritornato nel posto dove vivi adesso, e guarda questo video con interesse e con l'idea di crearne un expert advisor. Allora, vado diretto al dunque. Allora, in questo video vi faccio vedere come mettere in sinergia il CCS con un altro CCS settati su due periodi differenti, e in più usiamo anche, come stiamo facendo con l'analisi ciclica, l'inversamente correlato di euro dollaro, quindi USD CHF. Tutto questo perché ci permette di creare delle situazioni di trading che veramente hanno un'altissima probabilità di riuscita. Allora, tutto è partito dalla giornata questa qua, perché in genere io guardavo cosa ho fatto. Prima ho messo l'euro dollaro e ho messo solo questo indicatore qui, e dicevo semplicemente quando c'è il segnale verde e la candela è pianotta, mai tradare. E questo, se avete letto il mio articolo, se avete preso il giornale, diciamo così, dove ho scritto questo articolo, l'avete letto, meglio lavorare sulle candele pienotte, quelle lunghe tendenzialmente, o comunque che o chiudano sui minimi o chiudano sui massimi, perché lì ci sono maggiori inefficienze. Se invece chiudono a metà strada tra il massimo e il minimo, lasciamole stare, ok? Quindi sono partito qui, candela pienotta che chiude sul minimo, istogramma che mi indica che ci sono degli acquisti, quindi vado long. Poi parleremo in trading room di rischio rendimento, cioè vado long con target fino a qui l'open di questa candela, che viene preso 9 volte su 10 minimo, anche più di 90 volte su 100. Lo stop loss lo possiamo mettere a tempo, oppure possiamo anche permetterci di rischiare 2 o 3 per prendere uno, perché ne facciamo veramente un botto giuste, eccetera eccetera. Sono andato avanti e ad un certo punto ho visto dei segnali che magari mi offrivano un attimino dei dubbi. E quindi ho cominciato a mettere il CCS ad un periodo e un altro CCS ad un altro periodo, e questo mi filtra, ha iniziato a filtrarmi molto bene dei segnali. E poi però ci sono state delle situazioni di trading che sono riuscito a spiegare usando anche l'USD CHF, cosa che facciamo abitualmente con l'analisi a modo mio sui cicli, ok? L'ho fatta anche con questo indicatore. Anche su USD CHF ho messo un CCS ad un determinato periodo, un altro CCS ad un determinato periodo, e per adesso vedete dei livelli 50 e meno 50, dove è più significativo il segnale, ok? Quindi se io prendo il 9 di aprile, che ci siamo fermati qui, ma tanto un giorno vale l'altro, allora la cosa importante è avere un segnale confermato su tutti gli indicatori, su tutti e due i grafici. Dico soprattutto a chi è agli inizi che non sia troppo importante prendere tutti i segnali, o ancora meglio, e da come mi scrivete in trading room sono sempre più felice, perché tempo fa tante persone: ah Fabri, ci siamo persi questo, ah Fabri non abbiamo preso quello, e invece poco per volta abbiamo imparato come gruppo a sbattercene dei trade che non riuscivamo a prendere o che non volevamo prendere, poi sarebbero o sono andati benissimo, però noi non li abbiamo fatti, a fronte però di fare dei trade dove se entriamo veramente c'è una determinata logica e abbiamo alta potenzialità di successo, ok? Poi la sera passo sempre i segnali del TSXX, che tra l'altro questa settimana sui giornalieri li ha portati tutti a target, non ha sbagliato neanche uno,
Mentre questo, ve lo dico perché questo sarà ovviamente da tradare in tempo reale in Trading Room e Eugenio lo facciamo insieme a voce. Quindi da martedì condivido questo, dalla mattina fino al pomeriggio, la sera abbasso questa schermata, metto l'altra dove c'è questo indicatore sui giornalieri, così ci facciamo l'analisi per i giornalieri e poi compare automaticamente il pannello del TSXX e andiamo avanti così. Quindi qui c'è un segnale long perché la candela è pianotta al ribasso, c'è un segnale verde, ne basta uno dei due sotto il livello meno 50, compro e vado a target. Ma c'era lo stesso segnale su SDCHF, ovviamente alla rovescia, ore 11 del 9 aprile, ore 11 del 9 aprile, sì, c'era, vedete che qui è candela pianotta, qui non c'era il livello sopra 50, ma era rosso e basta che lo abbia uno dei due. E quindi qua io vado long. Ok, poi vedo che ad esempio qui c'è verde, su verde sono le ore 14, alle ore 14 c'è rosso su rosso e un altro segnale forte, ragazzi, che o USDCHF ritorni qui, all'open di questa, o che euro-dollaro vada qui, oppure l'ha preso dopo, è altissimamente probabile. Poi c'è un segnale qui, verde su verde. Target qui è confermato, di là sono le ore 18, alle ore 18 rosso su rosso, boom. Ok? Quindi questo è il segnale definitivo. Non sto qui a farvi altri esempi perché tanto sarebbero tutti uguali, veramente una macchina, cioè proprio una cosa pazzesca. Facendo questo doppio controllo, ad esempio, ho notato e ritorno al discorso che ho fatto prima, magari chi sia un pochettino più agli inizi, che guardando solo euro-dollaro qui avrei avuto un segnale magnifico di acquisto, verde su verde, mentre andandolo a confrontare con USDCHF ore 11 dovevo avere uno short e vedete che alle ore 11 su questa c'era rosso e c'era rosso, ma nessuno dei due rossi andava sopra il livello 50. Quindi non è che non si possa provare lì un long, perché poi ognuno ha la propria testa, le proprie idee, la propria aggressività nei confronti del mercato, no? Quindi nel cliccare più velocemente o facilmente, oppure essere un po' più moderati. Però non c'è il segnale pieno e dopo sarebbe andato magnificamente. Pazienza, ragazzi, se non clicco non rischio, ok? Non metto a rischio il mio capitale. Quando invece clicco, metto a rischio il mio capitale e quindi preferisco metterlo a basso rischio, ok? Quindi quando tutto collimi. Poi, ripeto, qua avrei perso quello, però ne avrei presi altri un pochettino magari più particolari, mentre filtrandoli con il doppio strumento non rischiavo. Allora, ad esempio qui, faccio ancora questo esempio perché è importante, si potrebbe anche decidere di comprare qui, con target qui, e siccome poi vedete che il prezzo è sopra, di sicuro è ripassato a questo livello. Questa è una cosa fondamentale. Questi, che ho definito essere gap di liquidità, vengono chiusi, sono diversi dai gap, dove non c'è battuto il prezzo, questi sono diversi. E infatti i giorni dopo, o in genere dopo 2-3 giorni, va a chiudere questi livelli. Più o meno lì, ecco, c'è andato effettivamente dopo 1, 2, 2 giorni e mezzo. Ok? Però a parte questo, che mi può tornare anche utile in termini di analisi, perché nuovamente, grazie anche ed insieme ad Eugenio, se da qui parte un G4 e si chiude qui, è chiaro che tra G1, che poi ha fatto una bellissima salita, chiusura forte, ripartenza del G2, qui sia o anche sopra il massimo, un long matematico con target qui altamente probabile a quel punto, giunti a quel punto. Però qua è già mettere insieme più idee, mentre tradando semplicemente l'indicatore, mi va di dirvi che ovviamente preferisco, o comunque da martedì in avanti compreremo, sì, ma le candele che chiudono sui minimi, cioè su questa qua, dopo avessimo avuto, scusate, verde e verde, uno dei due sotto, certo che era uno strong buy per me, se confermato maggior ragione di qui, mentre su questa non vado a comprare qui per avere questo target, ok? Ma soprattutto perché questa non è una candela da comprare, perché le candele da comprare sono quelle che chiudono sui minimi, le candele da vendere sono quelle che chiudono tendenzialmente sui massimi, ok? In ogni caso, se io andassi di qua, su questo poi lo ho chiuso, lo togliamo, io di qua vedevo verde su verde, ma di là vedevo rosso su rosso con il segnale alle ore 15. Ecco qua, non c'era, perché su questa c'era rosso
su rosso, ma nessuno dei due aveva il segnale, per cui lì, non, insomma, perché rischiare i propri soldi lì, ok? Se vado avanti, quindi questo è il metodo finito, ragazzi. Se vado il giorno dopo, io vedo ad esempio su questa candela che ha la caratteristica che vi ho appena detto, cioè è lunghetta, fondamentale questo, e chiude tendenzialmente sui minimi. Verde che non darebbe il segnale pieno, ma quello sotto lo conferma, quindi c'è il segnale. Vado di là, quindi capite che lo faremo a occhio in tempo reale, ma se ci facciamo l'expert è diverso. Ore 16 del 4 aprile. Eccolo qua, su questa qua, candela pienotta con rosso e rosso anche sotto con il segnale. Quindi che da questa chiusura si sarebbe ritornati all'open di quella candela, o anche di qui, che da questa chiusura si sarebbe ritornati all'open di USDCHF 9 volte su 10 così. Quindi da lì basta prendere la calcolatrice e fare un po' di casi e dire 9 volte su 10, ok, con che rischio rendimento posso intervenire nel mercato? Necessariamente devo fare rischio mezzo per prendere uno? No, rischio 1 per prendere uno? Ci sta, ma ci sta anche rischio 2 per prendere uno, rischio 3 per prendere uno, ok? Bene, rischio anche di non mettere lo stop loss di prezzo, cosa che sto insegnando in Trading Room. È nell'articolo stesso che vi ho detto, che vi ho menzionato, citato prima, ma di metterlo a tempo, cosa che facciamo sull'inefficienza del TSXX, e buona vita a tutti, insomma, ok? Basta. Mi guardo ancora uno, non ce la faccio mai a staccare, però vi saluto, vi ringrazio. Chi ha piacere, da martedì in avanti in Trading Room tradiamo anche questo, assieme a già tutto quello che stiamo facendo. Poi adesso, insomma, stanno i programmatori lavorando ancora su altre idee, e quindi insomma arrivare alla perfezione no, però ragazzi notiamo tutti quanti che effettivamente spessissimo vendiamo i massimi o compriamo i minimi se la candela ha la caratteristica di chiudere sui massimi. Ad esempio mi balza all'occhio subito questa, la guardiamo dopo, guardiamo tutta questa giornata, qui c'è rosso su rosso con quasi il segnale, no? Parte che è nella notte, però a parte questo, comunque, qua ha lasciato in open un gap di liquidità, quindi ci è ritornato. Quindi, se questo spazio qui, che sarebbe il mio target, non mi offre un margine di manovra, perché magari sono 5 pips e ne pago 3 di spread, per dire, in realtà nessuno ne paga 3 su euro dollaro, ma ne pagassi 2 o anche solo 1, però devo mettere in conto l'esecuzione, cioè la velocità di esecuzione, quando clicco potrebbe spostarsi, no, slittare il prezzo di 1 o 2 pips, quindi non c'è margine, non lo tradiamo, cioè non entriamo short qui, a patto che ci sia il segnale di là, adesso lo controlliamo, però lascio l'idea che qui ci ritorniamo, quindi man mano che sale, se mi vengono in questa zona qui delle idee di short perché il tempo è maturo per far chiudere un ciclo, perché passa un pivot, perché qua scatta l'aggiuntivo del TSXX, puntini puntini, allora short con target altamente probabile qui, ma veramente altamente probabile. Vediamo se era confermato questo segnale alle 3 di notte, dobbiamo avere un long di qua, alle 3 di notte, ecco interessante, guardate, non c'era il segnale. Ad esempio, perché alle 3 di notte era giallo e bastava un giallo su giallo comunque, non c'era il segnale, ok? Vado avanti, qua c'è rosso su rosso, su questa, rosso quasi segnale, rosso da segnale, entrambi comunque tra tutte e due confermano il segnale, sarebbe uno short qui, con target qui, poi è chiaro, primo target, no? E di qua voglio vedere alle ore 14, ecco, di qua non avevamo il segnale ad esempio. Verde, giallo. Avrebbe funzionato, ma io cerco di avere il rischio più basso che si possa avere. Mi perdo un trade bello, pazienza ragazzi, tanto ogni giorno ce n'è uno. Questa giornata qui più o meno, perché non ci sarebbe stato il segnale, vediamo se anche qui 5 pip, troppo poco. Per curiosità, vediamo se al primo di aprile, anche poi giornate che insomma ragazzi, sì. Qui ad esempio guardate USDCHF long, ecco qui mi viene ancora un'idea, arriva target, qui euro dollaro short e sfiora il target, voglio dire una cosa, target sfiorato poi su questo broker, però guarda caso preso il giorno dopo, ora può essere un caso, però di casi ne vedo veramente tanti, quindi non lo so se è un caso. E qui il discorso di frazionare il rischio, cioè
ovviamente facendolo fare a un expert advisor o magari con il pannello che poi passo al sito, torna di nuovo utile anche qui, vado short qui e vado long qui. Uno mi arriva a target e l'altro, quando uno mi arriva a target e quindi l'ho flatto e ho portato a casa, l'altro è lì che cincischia, posso a questo punto mettere anche stop a pari, ok? E così via. Ecco qui, rosso su rosso, ad esempio. Però dopo verde su verde, ecco questo è importante. Ricordiamoci che il segnale più fresco ha sempre ragione, ok? Vediamo su quella candela del 31. Sì, c'è il verde su verde, quindi qui posso andare short, ok? Con l'obiettivo di arrivare qui, ovviamente. Adesso questa non so se l'ha preso anche questo oppure no, vediamo subito. Preso anche questo dopo 1, 2, 3 giorni, ok? Quindi qua c'è un Wolf ad esempio, ribassista. Target qui, su questa candela short. Cioè le idee poi sono veramente tante. Nell'immediatezza, però, che è la cosa che mi interessa un po' di più, avrei potuto shortare qui, perché era confermato anche su SDCHF. Vado avanti, qui c'è un verde su verde con candela che chiude sui minimi. Obiettivo qui, no? Però il discorso non è tanto che a questo punto potevo sfruttare questo segnale, potevo stare attentissimo e dire lo short che ho fatto qui con magari l'obiettivo qui mi equivale a uno di rischio, sto facendo un po' tutti i casi, quindi lo stop loss lassù perdo uno, quando mi dà questo segnale, siccome può facilmente andare su, allora abbasso lo stop loss qui, quindi già non perdo più uno, perdo solo più 0,6. Intanto, e già sono passi importanti da fare perché uno poi li sottovaluta, ma moltiplicando questi gesti per tutti i giorni dell'anno, alla fine dell'anno sono percentuali. Poi è chiaro che qui dovremmo studiare bene l'expert advisor, ma a mano bisogna vedere su che cicli siamo, eccetera, eccetera, la velocità del mercato. Chiaramente qui lascia un'impronta long con probabilità di ritorno qui molto alta, non lo prendo qui in chiusura perché questo è poco, ma al doppio che sono qui posso essere bravissimo a chiudere a pari. Essere long e short, tra l'altro, perché hanno due target differenti che possono essere presi entrambi. Quindi qui mi flatto un attimino a pari il long, lo short, pardon, rimango long e mi va bene, chiudo lì. Ok? Poi posso anche accettare di perdere meno 1, meno 1. 14, 14 c'è anche di qua. 14, 14, 14 c'è anche di qua. Short che appunto da qui avrebbe richiamato questo livello. Ok? Va bene? Boh, basta così. Grazie a tutti dell'attenzione e buona vita. Ciao, vi aspetto in trading room, insomma, da martedì in avanti. Ciao a tutti, grazie.